via. Eccoci qua. Consideriamo che qua ci sono 13 settori tra posti al coperto e allo scoperto e sono occupati da circa 1000 espositori con un'offerta molto molto vasta che va dal ricambio auto all'auto, alla motocicletta, ricambio motocicletta, bicicletta, ricambio bicicletta, trattori e in più accessori inerenti al mondo del motorismo storico. Noi come club ci diamo moltissimo da fare per incrementare i nostri soci e oltretutto ci diamo moltissimo da fare per creare eventi che raccolgono e uniscono i soci. Questo diciamo che è la punta di diamante della nostra organizzazione. L'accordo con la Millenaria è stato diciamo un punto di svolta della storia anche della mostra scambio che come sapete ha dovuto emigrare dal territorio reggiano in quanto le fiere erano volte al fallimento e perciò non c'era più disponibilità ad ospitare nessuna manifestazione. Quindi inizialmente c'è stato questo approccio con il polo fieristico di Gonzaga, consolidato adesso da il contratto che abbiamo fatto per 4 anni, quindi per 4 anni saremo sicuramente su questo territorio. Diciamo che abbiamo voluto creare un vantaggio da ambo le parti, sia per noi che abbiamo la garanzia di una location e a breve lungo termine, medio termine, e per gli organizzatori Fiera Millenaria che può investire, anche loro possono poi investire sul nostro evento, perché il nostro evento è, visto lo spazio che possiamo effettivamente occupare, è in continua crescita, tant'è vero che quest'anno siamo cresciuti notevolmente anche come espositori e a quanto mi sembra di notare anche come affluenza del pubblico. Perciò dobbiamo investire in termini anche di logistica e geometria degli spazi e perciò insieme faremo cose straordinarie. Tutto il quartiere fieristico è occupato da espositori, quindi 120.000 metri quadri storici della Millenaria tornano veramente ad essere occupati completamente. Grande soddisfazione perché poi questo evento abbiamo stabilito un accordo con Camer, un contratto vero e proprio dove per 4 anni verrà realizzata qua, quindi grande soddisfazione e soprattutto prospettive per il futuro. Molto interesse anche da parte di gruppi stranieri, abbiamo avuto ieri diversi gruppi proprio che vengono anche con le corriere dall'estero per visitare questa mostra che per loro è un evento cult da questo punto di vista, quindi grande soddisfazione anche per questo. Per noi Comune di Gonzaga e i soci di maggioranza delle Fiera Millenaria è una grande soddisfazione vedere tutti i padiglioni fieristici e anche le zone fuori, limitrofe, quelle all'aperto, completamente piene, affollate di persone e di espositori. È un rientrare nella vecchia diciamo, tradizione di una millenaria che è quella che ha creato la forza della millenaria, l'incontro delle genti, l'incontro delle persone attirate da una passione comune, da interessi comuni, quindi grande soddisfazione. Mi fa piacere che Automoto Club Storico Italiano attraverso i suoi club come il Camer riescano a organizzare eventi di questo tipo, perché sono per l'appunto 43 anni che questo nostro club federato organizza questo evento sempre partecipatissimo. Quest'anno ho già visto tantissime persone, quindi questo mi fa molto piacere, l'attenzione enorme da parte degli appassionati e sempre più tra l'altro le istituzioni stanno iniziando a capire qual è l'importanza di questo mondo di passione che riguarda veramente milioni di persone per il sistema paese, quindi un importantissimo indotto, un'importantissima passione che ritorna alle nostre radici che noi ci facciamo carico di mantenere vive, perché il passato promosso e tutelato ovviamente apre scenari futuri estremamente importanti. Ogni anno proponiamo una tematica diversa per quanto riguarda il motorismo storico. Quest'anno abbiamo optato per le microcar. Microcar intese come inizio delle microcar, nate negli anni 50 per motorizzare subito nel dopoguerra le popolazioni praticamente che venivano dal conflitto. Come microcar si intendono macchine molto piccole, molto economiche, e che stanno ritornando attualmente in voga con il sistema dei motori elettrici. Abbiamo qua una serie di microcar, compresa la prima che si chiama Volugrafo, la prima prodotta in Italia subito dopo la guerra, seconda guerra. La nostra mostra scambio è ricchissima di espositori che vengono per fortuna anche da varie parti del mondo, abbiamo insomma tedeschi, inglesi, belgi, e
la nostra offerta va dal singolo pezzo di ricambio alle moto più strane, più ricercate. Abbiamo delle auto, abbiamo anche nel padiglione 6 un Ferrari testa rossa stupendo. Insomma, la nostra offerta a livello di esposizione è sicuramente una delle migliori in Italia e siamo molto soddisfatti dei risultati che stiamo avendo con questa fiera. Giusto appunto è la 43esima edizione e ogni anno continua a crescere anche questa nuova location che è Gonzaga.